Vi è mai capitato di riavere tra le mani un vecchio diario e leggere i resoconti delle vostre giornate? Oggi avremo questa possibilità e vedere così il divario che c'è tra chi inizia a scrivere e chi ha già iniziato a scrivere da parecchio tempo. Ovviamente questo non significa niente, anche chi ha appena iniziato potrebbe avere delle capacità quasi superiori a chi scrive magari da anni, quello è semplicemente talento. Ma oggi vi farò vedere una cosa molto particolare e spero possa esserci un confronto con le vostre esperienze. Io ricordo di aver scritto il mio primo racconto, la mia prima vera e propria storia, più o meno in seconda media, ma credo di aver perso i due quaderni pieni zeppi di capitoli e non so che fine hanno fatto, quindi se qualcuno là fuori ha quei quadernini me lo faccia sapere. Ma non voglio tenervi troppo sulle spine, quindi voglio farvi scoprire questa cosa che ho scoperto questa mattina. Bentornati in un nuovo episodio di The Incipit. Mettetevi comodi, indossate le cuffie e preparatevi per una nuova avventura. Iniziamo l'episodio con Shade of the Night Sky di Sarah Finney. Siamo al secondo episodio, è una storia che è già iniziata, in descrizione quindi trovate il link per la sua storia principale e potete proseguirla anche da soli o nel frattempo nei prossimi giorni vi recupererò. Gatti che rincorrono un tramonto. Consiglio la lettura con in sottofondo Skyfall di Adele, ma non possiamo perché YouTube mi tronca le gambe. Quindi dovrete accontentarvi della colonna sonora che ci dà a disposizione YouTube, che comunque non è niente male. Si dice che i gatti abbiano 9 vite. Non è una considerazione errata. I gatti sono consapevoli che gli umani li considerano mezze divinità, ma bisogna mostrarsi umili. Timișoara è una città della Romania. Una volta non era così. La storia ha spostato sovranità di stati e nazioni come tessere di puzzle imperfetti. Aza, con tutta probabilità, proveniva da lì. Aveva 8 anni, o almeno la sua umana contava così gli anni della vita che passavano ininterrotti, senza che nessuno potesse obiettare o chiedere di fermare la vita solo per un po'. Ma ai gatti come Aza non interessa il tempo, si perdono nei secoli, anche se nessuno fa accenno alla loro esistenza. Nessuno è immortale, nemmeno i gatti. Aza la si può considerare un famiglio. Ha sviluppato una forte connessione con la sua padrona. La natura di questo rapporto intrecciato è quasi primordiale. La mattina scompare, ritorna più o meno verso le 16, come se niente fosse. Dove è stata? Perché rimangono un segreto che solo le vie, i muri, le automobili serbe manterranno fino alla fine dei tempi. C'è chi pensa che vada alla ricerca dei suoi simili. Delle leggende popolari dicono che la maggior parte dei gatti sia stata cacciata dalle città serbe per paura delle malattie, perché sembrava fossero portatori di sventure. Non credete alle storie che si raccontano nelle piazze? Oppure sì? La verità non si palesa mai così facilmente. Nido di rondine guaito. Non credo al libro trascritto. Il demonio appare, ma egli mi rassicura senza mai staccare gli occhi da me. Voglio credere a queste parole. Medito. Aza sente strane voci bisbigliare una poesia all'orecchio oblungo, ma continua la sua via, per raggiungere il tramonto, dove il mondo si completa e un altro giorno finisce, inesorabile. Un piccolo promontorio roccioso si scaglia contro il mondo. È lì che Aza aspetta. Ci siamo più tardi, andiamo avanti con la prossima storia e cambiamo atmosfera. Proseguiamo con Chi m'ha visto di Isabella. Il volo dell'allocco, episodio 8. E dulcis in fundo il fantasmagorico carnevale made in Venice. Il periodo più felice dell'anno, direi tu. No, l'Armageddon in salsa di frittò, galani e favette, rispondo io. Sorry, non voglio privarti della magia, ma cerca di capire. Per noi veneziani il carnevale non è tutto rose e fiori. Un giorno di febbraio esci di casa in doppio petto, temuto direttore della Banca d'Italia, e invece che in calle larga Mazzini, travolto dalla fiumana scalmanata, ti ritrovi in piazza San Marco vestito da Arlecchino. Non mi credi? Allora avvicina l'orecchio allo schermo. Voglio svelarti un'altra chicca top secret. Sai come fanno i mitici Marò a testare l'addestramento delle reclute? Il giovedì grasso, mentre tutti festeggiano, le mollano in piazza San Marco con una Mission Impossible nel taschino.
rientrare in caserma senza un graffio ho l'ombra di un coriandolo sulla mimetica. Chi fallisce, zac! Punito seduta stante. Per le calli si mormora che, dalla fondazione dei Lagunari, a superare la prova siano stati solo in tre, anche se l'ultimo, fortuna sfacciata, è stato aiutato da una serie incredibile di coincidenze. Super acqua alta, sciopero dei mezzi, violenta tempesta di fulmini e satellite russo in caduta libera sopra la città. Adesso capisci perché, quando l'esasperazione raggiunge il limite, io mi immagino una serie sterminata di scenari apocalittici. Il mio preferito? Un'ipotetica botta di peste o un virus misterioso arrivato dalla Cina? Sì, come ai tempi della Repubblica Serenissima. Si andrebbe in giro per le calli deserte con tanto di maschera e lasciapassare sanitario, il mitico cartiglio di veneziana invenzione. Ma poi rinsavisco e, ragionandoci sopra, non lo auguro ad anima viva, nemmeno al mio peggior nemico. Nello stato in cui mi trovo ora, però, i fenomeni carnascialeschi non mi interessano più. Tutti tranne uno. I neotrapassati, il giovedì grasso, ricevono la gradita visita dei tre doggi fantasma. Esatto, come succede a Scrooge con i tre spiriti del Natale. Il primo è Marin Faliero, il doge decapitato che gironzola per la città alla ricerca della testa. Poi c'è Enrico Dandolo, il doge cieco che, a causa dei massacri perpetrati, vaga per le calli con due tizzoni ardenti al posto degli occhi. E infine c'è Tommaso Mocenigo, il doge profeta che bighellona qua e là vomitando chilometri di carta con la scritta Veritas. Nota, trattasi del vocabolo latino, non della multiuliti cittadina che, tra le altre cose, si occupa di acqua, ambiente e squasse. Che sono le squasse? I tre dogi, dall'alto della loro esperienza, mi hanno insegnato la trasmigrazione ectoplasmatica, avverando così il mio sogno del termosifone teletrasporto. Bon! Mettiti comodo. Mi concentro e voliamo da Alice. Voglio capire come procedono le indagini. Ops, non te l'avevo detto. Alice è una super poliziotta ultra decorata. Quindi, oggi è giovedì grasso e lei si trova sul campanile di San Marco per il volo della Colombina. Alice, mi senti? Dove sei? No, non sono stupido. La colpa è del 4G, interferisce con la telepatia di noi fantasmi. Maledetta tecnologia moderna. Alice? Eccola, è in compagnia di quel bell'imbusto di Francesco Cabianca, il super sexy vicequestore aggiunto appena arrivato in città. Sentiamo cosa stanno dicendo. Allora, a che punto sei? Sì, Alice, illuminaci. A che punto sono le indagini? Con il carnevale di mezzo non ho avuto tempo, ma in ogni caso ho cose più urgenti di cui preoccuparmi. Eh no, amore, frena! Hai lasciato le ricerche a metà! Davvero? Pensavo che fosse importante per te. In fin dei conti, hai trascorso una vita con lui. E bravo, Cabianca! E Pellimbusta ha ragione! Sì, ma ultimamente le cose non andavano. Era così vecchio e lento. Vecchio e lento? Ma cosa diavolo dici? Ero più in forma di un ventenne! Rinunci così? Mi sorprendi? Lo so, ma da quando l'ho eliminato sto decisamente meglio. Mi sembra di essere rinata. Cuoque tu! Perfetto, allora. Stasera preparo le valigie e mi trasferisco nel tuo appartamento. Ci sono problemi? Oh, stregheta! Che sta ea? Ma perché mi fare sempre ste figure? È solo per uscire allo scoperto con il suo amato Francesco Cabianca. Fate largo, me puto zo da basso a me copo. Vabbè. Ah no, non posso, sono già morto. Allora approfitto del giovedì grasso e al posto del malcapitato turco della mitologia lagunare faccio io il volo dell'angelo giù dal campanile. Anzi, è il svolo della loco. No, meglio il surprizzo della keba. Keba what? Si tratta di una gabbia di legno e ferro, una specie di voliera che la Serenissima appiccicava sul lato sud del campanile. I condannati vi restavano esposti giorno e notte, sole e tempesta, per tutto il tempo della pena o addirittura fino alla morte. Sulla mia keba attaccherei anche un bel epitafio dal gusto ornitologico. Qui giace Alvise Zorzi grande nico, a loco in vita e quaio pure da morto. Chi nasce fesso muore ancor più mo...
E così termina questo capitolo di Isabella, abbastanza divertente. Il baule con il corpo di Alvise viene finalmente ritrovato, ma la corda per recuperarlo si rompe e il baule si inabissa di nuovo. Scoppia una bomba, si scatena una lite furibonda tra i presenti che si colpano l'un l'altro dell'omicidio. E vado ovviamente per questa opzione. In descrizione trovate il link per la storia di Isabella e noi ci avviamo verso la prossima storia. Cambio di tonalità e andiamo sulla Grande Casa di Riccardo Moro. Siamo al quinto episodio. Si torna di sopra. La notte passò molto lentamente. L'immagine di Corvo mentre cade era fissa nelle loro menti. Un bussare alla porta li fece sobbalzare. La voce di Ancus. «La colazione!» In effetti la compagnia non mangiava da molto tempo e avevano molta fame. «Seneca, cosa facciamo?» chiese Orso. Rispose l'erudito. «Dobbiamo mangiare qualcosa!» Paprika si alzò di scatto per andare ad aprire la porta. «Dov'è la colazione?» Ancus le fece segno di seguirlo. Anche gli altri decisero di andargli dietro. Il cenerino li portò al primo piano della locanda. C'erano altre persone che facevano colazione. Ancus li condusse ad un tavolo vuoto. Una volta che furono tutti seduti, il locandiere li servì portando loro ciotole piene di cibo. Ancus si lanciò sul suo piatto e in poco tempo lo aveva già divorato tutto. Solo dopo aver finito di mangiare, lo sconosciuto chiese «Cosa facevate nella fossa?» Paprika spiegò che stavano svolgendo un lavoro per un cliente. Mentre la fata parlava, Ancus la guardava molto interessato. «Quindi voi state andando a cercare una spada per un uomo in piena terra barbarica?» Tutto il gruppo fece sì con la testa. Una fievole risata uscì dalla bocca del cenerino. «Mi pare un suicidio, ma mi state molto simpatici. Vi darò una mano. Conosco un modo per entrare nelle terre barbariche velocemente e in sicurezza.» «Seneca, com'è possibile?» Subito una voce che giungeva da dietro rispose «Semplice, passando dentro i muri.» Si accorsero così che una cenerina li stava guardando. «Questa è Balda, la padrona di questa locanda», disse Ancus. Lei si sedette con loro. «Quindi le storie che mi raccontava Ancus sono vere, tre pazzi che vogliono attraversare la fossa dell'ascensore.» Orso la corresse. «Eravamo in quattro.» Lei chiese «Dove è finito il quarto?» I tre amici abbassarono lo sguardo. Paprika spiegò «Uno di noi è stato spinto di sotto da quei cosi neri.» Balda rispose «Mi dispiace molto, ma siete stati fortunati che Ancus vi abbia trovato prima che tutti voi poteste morire.» Negli occhi di Orso ritornò l'immagine di Corvo mentre cadeva di sotto. Poi Ancus riprese la parola. «Allora, come Balda già vi ha detto prima, ci sono dei passaggi nei muri.» Seneca, meravigliato, «Ma nella mia mappa non ci sono passaggi nei muri.» La cenerina rispose divertita. «Non ci sono sulle mappe, ma sono passaggi molto antichi che pochi conoscono.» Paprika era molto interessata e curiosa di conoscere nuove strade per muoversi nella casa. «Ottimo, allora, quando partiamo?» disse mentre teneva stretta l'elsa del suo stocco, inguainato nel suo fodero, pronta a mettersi in moto. Il gruppo si diresse verso l'entrata del reticolo segreto. Ancus apriva la strada, mentre Paprika gli era vicino, chiedendo informazioni sui passaggi fino ad allora lì sconosciuti. Questi si diramavano in tutta la casa, probabilmente anche nel sottotetto, ma erano in pochi a conoscerli, di solito ladri o contrabbandieri. Camminarono per un po'. Quello che volevo approfondire con questa storia, prima di passare all'ultima da leggere oggi, e il modo in cui è scritta. Già dall'inizio abbiamo visto l'utilizzo degli smile, una cosa che magari ci è familiare per chi ha iniziato a scrivere sui primi vecchi telefoni, dove si scriveva tutto quanto accorciato, non senza la O, però X o accentata. Ci sono tante piccole cose che mi riportano indietro. E allo stesso tempo però vorrei consigliare a questa ragazza di provare a strutturare meglio il suo testo. Perché è interessante, è una testimonianza di un periodo che sta passando. Quindi è una cosa abbastanza carina da tenere. Il mio consiglio è anche quello di allungare questi capitoli. Provare a metterci qualcosa che sia diverso da
delle potenziali frasi fatte, perché tutti i capitoli hanno un po' queste frasi sentite e non sentite, che magari appunto l'autrice può sentire in questo momento, ma dedicarsi più ai sentimenti che si percepiscono e a descriverli nel modo migliore in cui pensa di poterlo fare. Prenditi tutto il tempo a disposizione e vai più spesso a capo. Per dare più enfasi al testo a volte basta semplicemente andare a capo, altrimenti rimane tutta una fila serrata. E noi, dopo questi consigli, ci avviamo verso la prossima e ultima storia. Cambio di luce. Abbiamo a che fare con Quella notte di Amos. Siamo al secondo episodio, via di qui. La polizia. Ma che? Forse sono pazzo. Probabilmente sono le uniche persone che è meglio non avvisare. Penserebbero ad uno scherzo, controllerebbero comunque se ci fosse un corpo, rintraccerebbero la chiamata e finirei nei guai. Certo che se il cadavere fosse effettivamente di uno zombie, mi ringrazierebbero. Troppe incognite. Nei film con gli zombie non spiegano queste situazioni. Sono troppo assurdi questi miei pensieri. I protagonisti non pensano queste cose. Certo, puzza proprio da far schifo questo. Mi viene voglia di vomitare. L'odore di alcol, sangue e carne un po' marcita non lo utilizzerebbero sicuramente per dei profumi. Sento uno strano formicolio. Paura? Adrenalina? Mi sento strano. Vomito. Mi sento di svenire. Devo fare qualcosa e svenire non è una di queste. Faccio una foto, siamo nell'epoca dei social, la pubblico così almeno la gente sarà in guardia. Penseranno ad uno scherzo, però saranno più vigili in caso di incontri strani. Una bella foto artistica. Oh, sto per vomitare di nuovo. Faccio un'altra foto per andare sul sicuro. Mi allontano, non vorrei che qualcun altro passando in auto si faccia idee strane. I cancelli intorno a questo centro commerciale mi fanno sentire in galera. Forse avrei dovuto chiamare la polizia. Peschetto stasera. Mi sarei dovuto portare una giacca. Se non altro, legata intorno al braccio sarebbe stata una buona protezione dagli attacchi. Intorno a me non sembra esserci nessuno. Pubblico la foto. Attenti quando andate in giro, ci sono gli zombie, non è uno scherzo. Ci devo mettere un hashtag. Magari rende la vista della foto meno drammatica. Hashtag zombie, no filter, è tutto vero, stay safe. Hai dimenticato stay home? Hai dimenticato io sto a casa? Spero che il signor Marcolino non mi blocchi la foto e non si luri l'account. Certo che la città fa un effetto completamente diverso all'1:30 del mattino. Nessuna macchina che va in giro, nessuna anima viva. Le luci delle case sono tutte spente alle finestre. I lampioni danno quel tocco noir all'ambiente che è pazzesco. I momenti normali di vita sarebbero solo lampioni, ma ehi, siamo in un'apocalisse zombie. Credo. Le strade di periferia sembrano sempre desolate. Più avanti ci dovrebbe essere un parcheggio. Il luogo preferito da cui passare e vedere sbucare pagliacci zombie. Pagliacci? Sul serio? Cazzo! Ci sono due persone davanti a me. Camminano nella mia direzione. Fammi attraversare la strada, meglio essere prudenti. Se vedo che sono innocue, magari le informo. Camminano in modo normale. Dio, sembra uno stalker per come le sto guardando. Forse addirittura un rapinatore. Sembrano normali. Ehi, ehi, voi due, attenti, ci sono gli zombie. Mi hanno guardato male. Come dargli torto? Non sto scherzando. Non abbiamo niente, lasciaci stare. Hanno accelerato il passo, ma sarei preso per pazzo anch'io. Però stiano attenti. Oh, che bello. Uno di quei condomini con la rete intorno. Mi hanno sempre inquietato. Poi, le reti a che dovrebbero servire? Non fermano nessuno. Cazzo, che paura. Grazie, rete. Meno male che ci sei tu. Ho scoperto l'utilità di queste reti. Servono a bloccare questi mostri. Che schifo. Ma quel sangue che gli esce dalla bocca sarà suo. Spero proprio di sì. Dio, il cortile di questo posto racchiude 4 condomini. Farà del male a qualcuno se rimane qui. Non ho niente da spaccargli in testa. Ci sarà qualcosa qua attorno. No, merda. La rete lì è sfondata. Se quell'essere la nota, potrebbe uscire a inseguirmi. Sì, meglio che mi segua. Così non fa del male a nessuno qui. Coraggio, pezzo di merda, vuoi assaggiarmi? Vieni a prendermi. Bene, mi sta seguendo.
Si sta infilando attraverso la rete. Magari resta incastrato. Dai, così gli spacco la... No, è uscito tranquillamente. Meglio accelerare. Non è veloce, però preferisco seminarlo. Faccio un po' di zigzag tra le strade e le case popolari, così magari lo semino. Ne approfitto per avvisare qualcuno. Amore, ti sto mandando un messaggio vocale. A quest'ora starei dormendo. Senti, so che può sembrarti strano, folle, impossibile, assurdo, ma ti giuro che non ti sto prendendo in giro. Ho affrontato uno zombie. Due, se devo essere sincero. Ti lascio un momento per recepire il messaggio e ragionarci. Bene, ora proseguo, che uno mi sta seguendo. Sto bene, non mi hanno toccato. Domani stai a casa e non uscire per nessun motivo. Ma se proprio lo devi fare, guardati intorno e fallo con qualcosa di contundente. Mira la testa. Sii forte. Ottimo. Chi altro? Ai, minchia che male! Ci mancava una storta, cacchio! Che dolore! Giro qua a sinistra. I miei genitori sono fuori dal mondo di internet. Fammi girare a destra. Credo di averlo seminato. Squilla. Meno male che hanno il telefono acceso e che non sanno mettere il silenzioso. Un allarme è poco distante da qui. Almeno mi sembra in direzione opposta alla mia. Un urlo! Dio santo, sembrava... Dio, ti prego, fa che stia bene. Mi si sta gelando il sangue. Ho smesso di camminare. Respira. Stai calmo. Quell'urlo era disumano. Non avevo mai sentito nessuno. Perché diamine non rispondono? E così termina anche questo capitolo. La domanda che ci fa l'autore è: che cosa sta accadendo? La chiamata di un amico che ha visto la foto sui social? Si rompe il telefono del protagonista? Il protagonista chiama la polizia? Vai su, si rompe il telefono del protagonista. E così può terminare questo capitolo di The Incipit. Io spero di avervi divertito. Abbiamo visto qual è la differenza tra le storie molto giovanili, condite di parolacce in una maniera incredibile. Abbiamo visto l'evoluzione della scrittura da chi magari è ancora giovane a chi comunque ha già affrontato tante altre storie, soprattutto all'interno di The Incipit. Io vi invito a farmi sapere nei commenti se ricordate delle vostre prime storie, soprattutto come erano scritte. Se volete, lasciatemi un piccolo estratto di queste storie così da poterle magari leggere nel prossimo episodio e confrontarle con quelle degli altri. Io spero di avervi intrattenuto con questo episodio abbastanza particolare, direi. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace, condividere il video per farlo conoscere a tutti quelli che volete e commentare per farmi sapere quale delle storie lette oggi è la vostra preferita. Io vi ringrazio per avermi seguito sin qui, potete cliccare sulla campanella per iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio.